Non fa in tempo a sciorinare i numeri che dimostrano la bontà della spesa all'ex assessore regionale al turismo Fausto Sommarzo, che ricordiamo essere stata di circa 2,6 milioni di euro per una mega pista sul ghiaccio nella città di Milano. Sapete quanto ha prodotto in engagement questa operazione? Ben 270 articoli di stampa per un ritorno economico valutato in 80 milioni di euro. E questa è la precisazione che ha voluto fare il neo senatore di Fratelli d'Italia Orso Marzo, chiedendo di essere invitato alla trasmissione di La 7, L'aria che tira, condotta da Mirta Merlino, dopo il servizio andato in onda qualche giorno fa e che ha alimentato la valanga di polemiche che l'ha travolto, non sapendo però di ritrovarsi un Alessandro Cecchi Paone che lo attacca dicendogli: lei sta comunicando una Calabria che non esiste, se lo lasci dire da chi ha insegnato comunicazione nelle università. Con questa ulteriore dichiarazione, l'ex assessore al turismo calabrese ha dimostrato certamente di non essere un politico navigato, come lo era il democristiano Giulio Andreotti, che sapeva bene che una smentita è una letizia data due volte. Allora, Orso Marzo sarà più moderato qui in studio, modererai i termini, ma questo no, è il succo, guardi, però. A proposito di comunicazione, Marzo, facciamoci due chiacchiere, perché ci sono delle regole che io insegno all'università. Io intanto stavo guidando l'auto, venivo a Roma, ha chiamato, è una telefonata di 40 minuti. Ha pure fatto benzina, stava pure nervoso. Certo. È una telefonata di 40 minuti con il suo giornalista, è stato garbatissimo, dove gli spiegavo tutta la strategia, ed ovviamente in termini gergali quando fa una telefonata. Ma capita a tutti, dai. Poi avete mandato soltanto questo pezzo. Vi aggiungo anche rispetto al servizio, sono scritti in tanti. Allora, intanto la natura dei fondi, che è il primo aspetto fondamentale. Io sono una persona molto misurata, siamo una nuova generazione di amministratori anche calabresi, diciamo, senza allora, adesso vuol dire spendere, non voleva sprecarli. No, cioè, assolutamente no, guardi, allora la Calabria necessita di investimenti materiali e immateriali. Io non ho fatto soltanto questo, abbiamo finanziato porti per 30 milioni di euro, abbiamo finanziato il rifacimento di lì, a noi serve tantissimo, e c'è, ci vuole un po' di competenze. Io per questo ho sempre seguito questa striscia, mi dispiace essere oggi qui su una cosa dove c'è tanta ignoranza. Anche il sindaco leghista, vuol dire che abbiamo colto nel segno, dice delle cose inesatte. Ho visto che è stato un po' attaccato sulla pagina Facebook, dice: ah, perché questi amministratori, perché i soldi della sanità, innanzitutto sono soldi con cui potevi fare soltanto promozione. Okay. Cioè, sono i fondi del FUNT, tutti i problemi che avete lì giù, no? Che mancano i defibrillatori, manca la mammografia, non poteva risolvere quei soldi. No, assolutamente no, ma in parallelo, dire, allora guardi, diciamolo, perché guarda male sulla sanità. Da Roma, Reggio Calabria in treno. Provate. Se mi fa... Però lui dice: quei soldi non potevo farci treni io. Allora, ma noi non lo stiamo contestando per questo. Stiamo contestando che per le leggi della comunicazione, Alan, aiutami te, la Calabria con le piste di pattinaggio non c'entra nulla. Innanzitutto quella è un'installazione, lì poteva starci Armani con la Regione Calabria. Le do una notizia: ho contribuito anche alle vostre produzioni, perché ho comprato come miei sponsor anche il Giro d'Italia di RCS, costato 700.000 euro. Non possiamo parlare male della Calabria, no. Faccio un esempio: per fortuna qui è bella assoluta. Gli investimenti, perché si sceglie? Io, allora, innanzitutto, quando a giugno esce il FUNT, ho già finanziato per 7 milioni di euro attività nei nostri comuni, e ripeto, il FUNT va cofinanziato al 50%. Che cos'è il FUNT? Le insegno un'altra cosa. Il fondo nazionale del turismo, che è stato distribuito alla regione. Il primo concetto mi sembra chiaro, l'assessore ci ha spiegato, non è che quei soldi lì li ho tolti da un'altra posta più importante, li ho messi lì. La domanda seconda che fa questo signore, perché con l'esperto di comunicazione, la pista di pattinaggio, cosa sa quanto ha prodotto? No, innanzitutto lì è un'installazione che si fa nella seconda stazione europea, Milano, perché tra l'altro, perché noi... L'altra notizia è che quando tu fai un'azione di promozione alla Puglia ha speso 22 milioni, abbiamo speso 5 milioni lo scorso anno, compreso questi 2 milioni e 100, a parte le fiere BIT, TTG, dove devi essere. Ma è 1.000 chilometri da Reggio a Milano. No, è 1.000 chilometri, ma scusi, ma lei dove si promuove, a Reggio o a Milano? Le do un dato, 2019, va bene, grazie. Nel 2019, che è il dato più importante, noi dovremmo superare i 9 milioni e mezzo di notti, non sono calcolate le seconde case, è un altro tema importante, perché noi in quel flusso, ex assessore, noi dovremmo superare quel dato. Milano e viene da Stoccolma, pensa di andare in Calabria a pattinare sul ghiaccio. Ma lei non sa, sono un professore di comunicazione da decenni in tutte le università. Lei non sa. Lei sta comunicando una Calabria che non esiste. Ma non è così, questa cosa la pagherà. In quella stazione
c'era, a parte la Calabria, il 75% è fatta da monti, nel senso vi sfugge che a piste, no, mi sfugge per andare la a sciare, ma lo so bene, ma tu conosci, no, qualcuno che va a sciare, no, in Calabria, dicendo, no, ma lei, secondo, no, lei questa operazione serve per questo Natale o serve per la prossima primavera estate? E serve, sai perché mi sono convinto e lo rifarei? Perché i dati, noi abbiamo in Calabria come flussi turistici più tedeschi che milanesi, lì 300.000 persone hanno pattinato, lì, non in Calabria, ma non c'entra, questa roba è una roba di promozione, di investimento per il futuro, ma che c'entra? C'è la Calabria, però la Calabria faccia dire non quanto è conosciuta, costerà l'energia elettrica a fare un impianto, vabbè, del genere, siamo, in Egitto, ce la faccia dire. Allora, scusatemi, quindi, io devo tornare, allora, lì abbiamo fatto anche la natura dei fondi col punto di finanziare, noi abbiamo avuto lì ospiti con quattro conferenze, c'erano tutti i nostri chef a promuovere, diciamo, l'enogastronomia. Allora, posso dirvi, fatto per lui 30 la polenta, pensa che a noi l'ha scoperto, che fanno la polenta di Calabria, ma riparleremo perché ci appassiona tutti. Chiedo scusa, tutte le regioni italiane, sai che altre quattro regioni hanno messo una stazione di Milano nello stesso periodo, con efficacia minore della nostra, perché il fatto se ne parla. Sa quanto ha prodotto questo investimento in termini poi di engagement, che è quello che vende lei anche quando uno compra le trasmissioni? Circa 270 articoli valgono 80 milioni di euro,